La diplomazia europea è a Kiev. I ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia hanno incontrato prima il presidente ucraino Yanukovych, poi l'opposizione e poi di nuovo il capo di Stato. Una spola con l'obiettivo di portare le due parti a un tavolo perché possano dialogare e mettere fine agli scontri che stanno sconvolgendo il paese. Le divergenze tra le due fazioni restano importanti e se Bruxelles minaccia sanzioni contro i responsabili delle violenze, Mosca sostiene che qualsiasi provvedimento contro le autorità ucraine sarebbe un ricatto. E da Baghdad in Iraq il ministro degli esteri russo aggiunge: tutti i nostri partner occidentali, tutti in Europa e negli Stati Uniti, danno la colpa al governo ucraino e non classificano come dovrebbero l'azione degli estremisti. Siamo molto preoccupati per questo, perché qui i due pesi e le due misure sono evidenti.